show blues e tutte i orna già cantan, perché sono state zitte un momento mi sfuga. Sono volgare, so che nella vita suonerò, per chi viene complesse non ne voglio. A me mi piace lo zucchero che scende in tuo caffè, e con una presa rando se maghi è meglio di me. Tenga cazzi me faccio tutto quello che mi va. Salve web spettatori di Nano TV, siamo qui a bordo campo dei campetti Sant'Antonio di Afragola con Antonio Ricchio, giovane UDC, e Marcello Caputo, giovane FLI. E siamo qui per una partita organizzata proprio da questi ragazzi. Come è nata questa simpatica idea? Il progetto di giocare un torneo di calcio è nato circa 2 anni fa. Noi come giovani DC avevamo intenzione di fare un progetto con le giovanili più allargate, però purtroppo per motivi logistici e anche pratici non è stato più fatto. Pochi mesi fa è nata dal comune l'iniziativa di fare il foro. E insieme al FLI, insieme ai giovani democratici, siamo uniti sotto una piattaforma e è come che abbiamo iniziato questo rapporto un po' più stretto con i ragazzi del FLI come con i giovani democratici. E quindi abbiamo deciso con Marcello di iniziare questo progetto che porterà anche altri progetti che non resteranno solo sul torneo di calcio. Allora possiamo dire che è nata una collaborazione tra giovani FLI e giovani UDC in ottica terzo polo? Certo, lo si può dire certamente una cosa del genere, perché anche in sintonia con ciò che accade a livello nazionale, anche ad Afragola abbiamo voluto iniziare un percorso comune FLI-UDC, proprio per dare anche un messaggio alla città che ci sono ragazzi che si impegnano sul territorio. L'iniziativa di stasera si chiama proprio Scendiamo in Campo. Abbiamo fatto un po' questo abbinamento, ovvero un torneo di calcetto, l'iniziativa di avvicinare i giovani alla politica nel modo più semplice, ovvero anche trovandoci tutti quanti intorno a mangiare una pizza o a giocare a calcetto, proprio per partire poi con una serie di iniziative che porteranno poi alle amministrative 2013, quelle di Afragolesi, e anche un progetto, iniziative poi non oltre solamente con spot elettorali, ma soprattutto poi iniziative che ci portano a crescere culturalmente sul territorio. C'è qualche altra iniziativa in cantiere? Sì, abbiamo iniziato questa prima collaborazione con loro, però per fine maggio abbiamo intenzione di farne un'altra, scendendo proprio in piazza con un progetto insieme a loro e magari anche allargato alle altre giovanili del territorio. E questo è un progetto che inizia adesso, continuerà a settembre e ci porterà poi alle amministrative del 2013. Certo, volevo anche chiedervi, avvicinare i giovani alla politica qui ad Afragola è difficile? Beh, troviamo difficoltà, sì, certamente, perché ci si ritrova in un territorio dove è difficile fare politica. Gli esempi sono sbagliati, abbiamo purtroppo degli esempi sbagliati anche a livello amministrativo, e quindi porta a vedere quell'immagine della politica, e questo porta poi i giovani ad allontanarsi. Ovviamente però proprio con queste iniziative, col nostro impegno, stiamo dando l'alternativa ai giovani per far capire che comunque ci sono altri giovani, altre persone che si impegnano sul territorio, che hanno tutto un altro concetto della politica e che vuole essere protagonista in città. Ringrazio i ragazzi per la loro disponibilità. Per le notizie dal territorio non dimenticate napolinord.it e voxnews.it, e alla prossima. Show blues e tutte i orna già cantan, perché sono state zitte un momento mi sfuga.
sono volgare e so che nella vita suonerò per chi viene complesso e non ne va. A me mi piace un zucchero.